siamo tante donne, oltre che uomini, partecipanti a questo movimento, ma soprattutto che lavoriamo per la cultura e la scuola. Il nostro, come dire, il nostro taglio si riferisce proprio a dare un segno di discontinuità all'aspetto culturale, perché Caserta ad oggi, volendo fare appunto un consuntivo, ad oggi ha fatto delle iniziative, partiamo dagli aspetti positivi, qualcosa nell'ambito dell'assessorato cultura e istruzione è stato fatto. Non dimentichiamo ad esempio il contributo con Cacciari, Utopie d'Occidente, piuttosto che iniziative che sono state fatte a Sant'Agostino. Bene, queste iniziative sicuramente sono un punto di partenza, ma quello che manca e quello che vediamo noi come Città Futura è proprio questo cambiamento, cioè vuol dire dare un'effettiva sterzata, una curvatura più operativa, perché i cittadini normali, cioè le persone che sono a casa, le persone, la gente comune come noi, non vuole solo un taglio, potremmo dire, formale, istituzionale, vuole scendere nelle infrastrutture, ovvero creare qualcosa che possa far avvicinare l'uomo, il vicino, appunto, l'uomo della porta accanto, a quelle che sono iniziative di crescita, sostenere la cultura in ambito teatrale, per esempio, far partecipare, non so, anziani, noi questo, anziani o ragazzi che casomai hanno delle competenze, gli anziani hanno delle competenze e i ragazzi, giovani laureati o anche diplomati, che hanno delle competenze in questo campo. Perché non sostenere la città e non sostenere le istituzioni? Il problema credo che sia di metodo, partire proprio dalla gente comune come noi che lavoriamo ogni mattina e cerchiamo proprio di costruire appunto la cittadinanza attiva. Allora, come Città Futura ci teniamo noi gruppo Scuola e Cultura a precisare un aspetto che sembra un dettaglio, ma di fatto non lo è. Quando ascoltavamo e ascoltiamo ancora oggi i cittadini, parlavamo di rete di cultura. Di fatto questa amministrazione ha messo proprio in atto questa nostra proposta e quindi ci teniamo ad evidenziare che siamo stati ascoltati perché Città Futura aveva proposto questa rete all'interno della città, rete che vuol dire sinergia proprio per sinergia tra scuole di ogni ordine e grado e sinergia tra istituzioni e quindi per creare un contesto culturale attivo, sempre in relazione alla costruzione della cittadinanza attiva, ovvero quel senso civico, perché detto così sembrerebbe una cosa teorica, quel senso civico di cui ci dobbiamo impadronire, vuol dire che ogni cittadino, anziano piuttosto che ragazzo, debba rivendicare proprio l'appartenenza al territorio.